Ritornati in diretta, adesso leggerò le domande fatte a Gaetano. Allora, c'è Massimo Angelini che chiede: e sull'immigrazione come la gestiamo? Esteri e dove venivano immigrati erano la richiesta di posti di lavoro, cioè praticamente le frontiere e i viaggi venivano concordati col paese estero dove praticamente dove arrivavano era perché c'era la richiesta e la disponibilità dei posti di lavoro. Allora, in virtù di questo, è una cosa logica che noi possiamo aprire agli immigrati nel momento tale che abbiamo la disponibilità di posti di lavoro ed l'immigrazione deve essere controllata in virtù di questo, però dobbiamo anche sapere che c'è la problematica relativa a dei trattati internazionali sulla tutela, diciamo, sulla tutela politica, sulla tutela della persona che scappa ai fini politici e quindi ha bisogno praticamente di essere un tutelato a livello politico perché magari nel suo paese non è democratico e quindi chiede praticamente questo tipo di tutela. Vi dico, la cosa è molto particolare. Diciamo che negli ultimi anni non è stato seguito quell'iter di controllo, ma anche questo è una motivazione fatta di interesse economico perché ogni immigrato che viene qui viene gestito un ritorno economico di 45 euro a persona e quindi fanno parte di un business sociale. Torno a ripetere, c'è tutto da regolamentare qui in Italia. È logico che questo Comitato Nazionale dei Cittadini per le Riforme andrà a verificare tutta una serie di problematiche e rispetterà con questo comitato, con quelle persone tecniche per poter definire tutta una situazione che diventa una situazione a livello di regole, insomma. Allora, stiamo visionando altre domande. Vai su. Allora, Grafica Scanca chiede: ciao Gaetano, non pensi che Napolitano sia complice firmando certe leggi porcata? E perché? Ma ciao, il presidente Giorgio Napolitano è presidente della Repubblica, deve essere garante di quella che è la Costituzione e di tutto quello che vige nelle normative di legge perché venga seguito quelle procedure operative a garanzia del Paese e a garanzia, torno a ripetere, delle leggi e della Costituzione italiana. Io credo una cosa, però non posso attualmente così pubblicamente andare ad accusare il Presidente della Repubblica perché rischiamo di prendersi una denuncia relativa ad un'offesa al Capo dello Stato e noi dobbiamo riconoscerlo in virtù della Costituzione italiana che l'attuale Presidente è quello che rappresenta la garanzia della Costituzione e la garanzia dello Stato italiano. Io dico una cosa, che il Presidente Napolitano, Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, non è diciamo, non è parte a tutela dei cittadini, perché parla molto di Costituzione, però vediamo che lascia pure che le forze istituzionali violino la Costituzione e quindi logico che determinate leggi violino quello che è la Costituzione italiana e non so il perché le firmi. Non posso entrare oggi in merito su questo, però diciamo che per noi non è il garante, cioè non è il garante attuale della Costituzione italiana. Il Presidente Bertini, se sapeva, quando purtroppo è deceduto, ma il caro Presidente Bertini, che è stato un grande Presidente italiano, sarebbe venuto a piedi dal Quirinale per sapere
come mai un cittadino italiano qui da 86 giorni in sciopero della fame? Quello che posso dire è che l'attuale Presidente della Repubblica, credo sia un burocrate dello Stato, quindi non ha nessun interesse e quindi va ad, in confronto dell'attuale classe politica, va a operare come la classe politica, quindi non ha nessun interesse di tutela dei cittadini. È la solita minestra dove si fa tanta demagogia a livello di stampa, a livello di informazione, però si dice si parla bene e si razzola male. Allora, aspettiamo altre domande per Gaetano. Stiamo visionando un attimo le domande nuove che stanno per arrivare. Allora, c'è Italia al Popolo che dice: Bravo Gaetano, noi la pensiamo come te, e direi anche che gli immigrati che commettono reati devono essere cacciati al paese. Vabbè, adesso vediamo altre domande. Vabbè, c'è Grafica Scanca che sta facendo ringraziamenti per Gaetano per le sue risposte esaudienti. Adesso vediamo un po' di domande che arrivano. Allora, c'è una domanda fatta prima da Italia al Popolo che dice: Se il 21, nonostante saremmo in massa, secondo te cosa potrà accadere se questi signori continuano ad non ascoltarci? Ma cosa potrà accadere? Cioè, questi signori vengono completamente licenziati dal popolo e quindi presumo che dovranno accettare la presenza del popolo. Cioè, qui si parla, è per quello che vi dico, cari amici, cari italiani, è il momento opportuno di cacciare chi ha saccheggiato economicamente e chi ha distrutto l'attività operativa, l'attività produttiva del paese. Voi dovete ricordare, tornerò sempre a ripeterlo, qualsiasi persona vi chieda l'informazione, vi dica ma cosa andate a fare? Noi andiamo a ricostruire il paese, ma è come? Certo, c'è un futuro oggi per i giovani? I dati di fatto non lo dimostrano, quindi abbiamo necessità di riprendere e di rifare la seconda Repubblica. Se questi signori non verranno accettare la presenza della massa del popolo, come ci è stato chiesto dal Presidente, dal Capo di Gabinetto, dal Presidente della Camera dei Deputati, che per dialogare con le Camere ci vogliono 3 milioni di cittadini, e questa è una risposta vergognosa che ci ha dato, è una dimostrazione di fatto che loro hanno rifiutato l'incontro, come il fatto che non siano mai venuti a chiedere come sto ufficialmente, hanno rifiutato praticamente il rapporto fra il mondo politico e, diciamo, i cittadini. Quindi questa è una cosa vergognosa, perché si dimenticano che noi siamo i datori di lavoro e coi soldi che noi produciamo e che coi soldi che noi paghiamo loro ricevono gli emolumenti, ricevono le prebende, ricevono, anzi si sono arricchiti facendo dei privilegi. Quindi non credo che facciano arrabbiare il popolo, perché sarebbe molto pericoloso se rifiutassero ad fare quello che il popolo chiede per poter cambiare e portarlo in una democrazia diretta. Allora, c'è una domanda da Grafica Scanca che dice: Io vengo da te, ma per motivi personali non posso rimanere ad oltranza. Quindi credi che sia meglio venire il 21 o vengo prima? Dimmi tu. Ma il 21, attenzione, voi dovete ricordarvi, io avevo un lavoro, avevo una famiglia e sono venuto qua. Sono venuto qua come una persona, un cittadino, un soldato che ha capito che l'Italia è stata distrutta, è stata saccheggiata e abbiamo necessità e bisogno e quindi di doverla ricostruire e quindi ho un senso di responsabilità. E molte volte quando si va a difendere la propria patria, si va a difendere la propria nazione, si va a cercare di recuperare quello che è stato saccheggiato e crea delle responsabilità. Crea delle decisioni, crea il fatto di dire io sono un uomo e parto in virtù di perché devo dare un futuro ai figli, devo dare un futuro alla mia, un vero futuro alla mia patria, alla mia nazione. Ed questo non comporta avere degli impegni, comporta a partecipare e comporta a rimanere qui.
comporta ad assumere un ruolo di responsabilità massima, perché noi dobbiamo andare a costruire la seconda repubblica, noi dobbiamo riportare la democrazia diretta nei confronti del popolo, e questo non fa sì che perché io sono precario o ho un impegno, beh, vado là e dopo ritorno indietro perché sono impegnato. Qui si parla di un grande gesto, si parla di una grande dimostrazione, qui si parla di una grande responsabilità, e la responsabilità è enorme, cari amici miei, la responsabilità è enorme, perché noi dovremmo ricostruire un paese distrutto da questa casta, da questa mafia, da questa massoneria, e non possiamo esclusivamente limitarci a brontolare, a essere rassegnati o a fare il giro e dire io ci sono e dopo me ne vado perché ho degli impegni. Qui il massimo impegno, la massima responsabilità è quella di dare un futuro a noi e ai nostri figli. Molto bene, adesso aspettiamo altre domande per Gaetano. Allora, c'è una domanda da Marchi 52. Cosa ne pensi del prepensionamento per genitori con gravi disabili ferma da 16 anni? I fondi per i loro privilegi politici li trovano? Domanda forse fuori luogo. Ma io l'altro giorno ho conosciuto una famiglia di cui il figlio di 5 anni ha problemi relativi ad autismo, mi sembra si chiami, ecco, e la quale famiglia, il padre di famiglia percepisce 1000 euro al mese, e autistico essi, ed praticamente hanno bisogno di andare nella clinica Bambini di Gesù a Roma dalla Calabria e pagano 5.400 euro all'anno di assistenza, e io credo che questo sia una cosa vergognosa. E come può essere una cosa vergognosa il fatto di aver tolto l'accompagnatoria e ogni anno dover fare controllo in virtù dei disabili per vedere se sono ancora disabili? E credo che se la necessità richiede un'assistenza fissa del genitore nei confronti del disabile, ci sia logica tutte quelle attività incentive a livello sociale che permette di rimanere il genitore vicino al figlio disabile o alla persona disabile di cui può essere un parente diretto, eccetera. Quindi sono cose molto delicate, però sono cose ai fini sociali che devono essere assolutamente aiutate, quindi è logico che se il caso si tratta di un prepensionamento di un soggetto che ha il figlio disabile, deve essere messo in condizione il genitore, oltre a dare l'assistenza al figlio, anche di poter avere una paga adeguata, una pensione adeguata, in modo che possa rientrare nell'aiuto sociale della famiglia. Allora, c'è una domanda da Massimo Angelini che dice: spostare la sede del governo? Roma vive sulle spalle dello Stato e lo Stato vive sulle nostre spalle. Ma non c'entra niente il fatto di una sede, qui si parla di una centralità delle istituzioni, qui non andiamo a dire nord, sud o centro, qui andiamo a dire la sede è sempre stata Roma, non vedo, se dopo il popolo decide di spostarla, il popolo decide, non credo che questa sia la problematica relativa a una sede di un governo. Il governo è la centralità di uno Stato, quindi logico che la Camera dei Deputati, la Camera Legislativa e eventualmente la sede del governo possa trovarsi nella stessa città, e qui non vedo ci siano i problemi. I problemi sono piuttosto da verificare i costi nella gestione, e qui noi andremo a verificare e a snellire e a cercare di economizzare il più possibile i costi delle strutture. Allora, c'è una domanda da Grafica Scanca, anzi più che altro un'affermazione.
Come al solito, nell'ultima manovra, i tagli ai costi della politica li hanno tolti. Avevi ragione te. Adesso vediamo altre domande. Ragazzi, aspettiamo altre domande. Allora, c'è Massimo Angelini che dice, specifico, tutte le aziende di Roma lavorano con i soldi che lo Stato elargisce. Mi sembra difficile stroncare questa lobby. Scusa, cioè, fate delle domande che mi sembrano un po' strane, perché in effetti c'è lo Stato elargisce dove ci sono i lavori, dove ci sono gli appalti, dopo ci sono delle deviazioni operative di emergenza che quelle dovremmo verificare i responsabili e bloccarle eventualmente se sono state delle opere, chiamiamo delle fatturazioni abusive, perché in molti casi sono state, è una cosa logica. Cioè, qui c'è questa casta ha creato delle operazioni di mangiatoia, le chiamo io, dove incontrollabili, dove hanno creato le emergenze, dove hanno creato, loro hanno mangiato dappertutto, e allora se in questo caso noi sappiamo, chiamiamo dei padrini, hanno fatto lavorare le aziende, degli amici, qui è tutto da verificare e anche da arrestare chi ha creato tutti questi abusi e tutti questi arricchimenti personali, sia da parte di soggetti che lavoravano per lo Stato e sia da parte di politici che hanno incassato le tangenti su queste cose. Però io credo che andiamo un po' a deviare quella che è il nostro punto centrale, focalizzato alla data del 21 settembre, dove praticamente noi dobbiamo trovare tanti cittadini che vengano qui, che non siano rassegnati e da cittadini si sentano responsabili per costruire una seconda Repubblica, per creare praticamente il popolo in una democrazia diretta, creare un grande comitato nazionale di cittadini per fare le riforme. Quindi è questa la parte centrale. Dopo tutto quello che viene nell'amministrazione, diciamo, questo va definito proprio a livello di comitati nazionali, di cui tutti ne parleranno, tutto verrà discusso e tutto verrà tranquillamente definito in una maniera che sia equa e sociale per tutta la classe politica e per tutta la classe, chiamiamo, del paese, per tutti i cittadini, insomma. Allora, aspettiamo domande. Comunque c'è Andrew Very Much che dice ciao, sono Andrea del Presidio. Ciao Andrea. Ogni tanto non ho capito perché la telecamera fa lo zoom sulla bandiera. Ha un'intelligenza propria questa telecamera. Ogni tanto fa lo zoom sulla bandiera, ogni tanto sul giornale, ogni tanto sulla luce. Va un po' così. Allora, c'è una domanda da Grafica Skank che dice: come senti il polso dei cittadini a 86 giorni dall'inizio della tua protesta?
Beh, voi sappiate che il 4 giugno noi avevamo circa un 50 persone che ci seguivano, adesso abbiamo più di 14 milioni di visualizzazioni, abbiamo più di 350 mila persone che ci seguono, quindi il polso è molto forte. Cioè, noi inizialmente dal 4 al 20 giugno, anzi dal 4 alla fine di giugno, i primi luglio, non avevamo tanto interesse, al di là che noi fermavamo le persone. Oggi sono le persone che vengono in cerca, abbiamo un via vai continuo dalla mattina alla sera, anche alle 2 di notte, abbiamo persone che partono, vengono qui, ma pensate che ci sono perfino persone che partono, tipo oggi sono partite da Milano, sono venute qui da Lucca, sono partite da Perugia, sono partite da Padova, sono venute qui e sono tornate indietro, quindi abbiamo persone, anche famiglie intere, quindi il posto dei cittadini è una voglia di cambiamento. È una voglia di cambiamento, è una richiesta di aiuto, una richiesta di partecipazione. Noi quello che diciamo è: una partecipazione singola o una partecipazione di 1000 persone non è nulla. Noi chiediamo una partecipazione di milioni di persone, perché solo con milioni di persone, su 20 milioni che sono completamente fuori da quello che è il sistema sociale, perché praticamente non hanno il sostentamento economico per mantenere la famiglia, per mantenersi loro stessi, io credo che i 2-3 milioni da questi soggetti prima o poi devono arrivare, e abbiamo dato la data del 21 settembre, e questa data credo che saranno presenti, perché sarà la data proprio effettiva di inizio di una seconda repubblica. Quindi avete una necessità di autoresponsabilizzarvi e di praticamente di prendere in mano la situazione. Il polso dei cittadini è questo, il polso dei cittadini vuole un cambiamento, noi stiamo facendo azione e abbiamo la partecipazione delle persone che vogliono fare azione. Vogliamo che questa azione venga capita da tutto il popolo italiano. Allora, c'è una domanda da Andrew Verimaccio. Ciao, sono un'amica di Andrea del Presidio. Come posso aiutarvi a diffondere questa notizia in modo appropriato? Beh, tu segui un attimo, fai vedere un attimo i filmati, fai vedere gli articoli, fai andare dentro su www.presidiomontecitorio.it, cioè fai riconoscere lo scandalo che da 86 giorni c'è una persona qui che in una maniera civile assieme ad altre persone hanno chiesto, in sciopero della fame, devi ribadirlo, hanno chiesto di essere ascoltati dalle forze politiche per un abbattimento del costo della politica per 70 miliardi di euro, ed eventualmente questi signori non ci ascoltano, anzi ci hanno ignorato. Cioè, noi abbiamo trovato un'operatività tecnica di dimostrazione di un abbattimento di 70 miliardi di euro, dato la crisi sociale che stiamo pagando, dato che ci sono i precari, i giovani precari che lavorano 200 euro al mese, loro non vogliono assolutamente portarsi lo stipendio a 3.000 euro al mese, e questo fa breccia. E quindi in virtù di questo dico: signori, siamo stanchi di pagare in uno Stato dove siamo stati portati da questo mondo politico a una bancarotta totale, noi dobbiamo prendere in mano la situazione, è questo che dobbiamo dire alla gente. Allora, c'è una domanda di Sestomi che dice: l'Italia è un paese ricco di reperti storici, potremmo lavorare solo di turismo, ma il governo taglia i fondi, non è controproducente per l'Italia o c'è una manovra dietro questi tagli? Ma noi abbiamo visto che questa classe politica ha distrutto totalmente il paese in tutti i settori. L'Italia è produttiva nella piccola impresa, nella piccola industria di qualità, è produttiva nel settore calzaturiero, è produttiva di qualità nel settore, chiamiamolo, dell'abbigliamento, delle grandi firme, è produttiva nel settore turistico, è produttiva nel settore culturale, è produttiva nel settore agricoltura, nel settore dei servizi. Noi dobbiamo riprendere in mano la situazione. I tagli sono fatti solo perché i soldi interessano solo alla casta, interessano solo a gestire i loro interessi economici e le grandi società di servizi, che difatti voi avete visto che i musei vengono gestiti da grandi società di servizi. E allora, in virtù di questo, se no non saremo qui a parlarne, non saremo qui in piazza Montecitorio a dover discutere di andarsi a fondare una seconda repubblica. Allora, c'è una domanda di Grafica Scanca. Aspetta un attimo che stiamo avendo un attimo il problemucci. Allora, c'è una domanda da Linea 00.
Cosa ne pensa Gaetano degli attuali sbarramenti presenti nella legge elettorale al 4,5% e 8% per chi è fuori coalizione? Ma allora, la legge elettorale è innanzitutto quello che è il punto principale della legge elettorale, è quella di permettere di eleggere i propri candidati all'interno, cioè da parte dell'elettore scegliere i propri candidati e votarli, quindi a livello territoriale. Uno sbarramento deve essere fatto per non creare delle parcellizzazioni di partiti, molteplici partiti, eccetera, come dovrà essere fatta la normativa della legge elettorale agli eletti di non poter cambiare casacca, cioè cosa vuol dire? Che il parlamentare una volta eletto con un eventuale partito o un'eventuale coalizione non deve assolutamente cambiare partito o coalizione durante i 5 anni di elettivo con la decadenza totale. Un parlamentare deve lavorare dal lunedì al venerdì, se non partecipa ad una serie di numero di sedute mensile deve decadere. Un parlamentare deve decadere se è accusato di reati, anche se dovesse ricevere degli avvisi di garanzia relativi a reati che non sono reati di chiamiamoli di discussioni politiche, di pensiero politico, ma sono reati al patrimonio dello Stato, al patrimonio dei cittadini. Ed in virtù dello sbarramento, la legge elettorale dovrà essere fissato una percentuale, non certo l'8%, perché è una percentuale che porterebbe solo a poter essere presente grossi partiti. Sarà una percentuale che in virtù della nuova legge elettorale verrà discussa praticamente con i tecnici, verrà discussa con i cittadini che vanno a scrivere le riforme, con i cittadini presenti. Non è una cosa che posso decidere io. Se fosse per me, io non metterei neanche percentuali, perché io troverei giusto che il popolo eleggesse il suo parlamentare, e in virtù di quello ogni parlamentare ha il diritto di parola, perché qui anche all'interno della Camera si toglie il diritto di parola e si dà i 2 secondi, 3 secondi sugli interventi, eccetera. Ma una riduzione della Camera, sparendo una Camera e trovandosi solo una Camera legislativa, una Camera consultiva da 380 deputati, presumo che i tempi ci siano anche per permettere a un parlamentare di discutere bene il programma e di avere le sue responsabilità. Allora, c'è una domanda di Grafica Scanca che dice: cosa ne pensi degli Eurobond che vuole mettere la BCE? Ma la BCE vuole mettere dei loro bond relativi ai debiti pubblici dei paesi indebitati e metterli sul mercato. Io quello che penso è che il debito pubblico nostro non può essere venduto all'estero, e non può essere venduto, cioè il debito pubblico nostro deve essere strutturato, e quindi è un'assunzione di responsabilità relativa. Torno a ripetere che se noi andiamo, cioè se noi andiamo, noi dobbiamo riportare la democrazia diretta del popolo, quindi dovremmo e dobbiamo assolutamente annullare e prendere i responsabili che hanno fatto questo debito pubblico. Quindi io non sono d'accordo che i paesi europei vadano a comprare il debito pubblico, perché in virtù di questo, creando l'Eurobond, danno delle indicazioni commerciali di interesse degli altri paesi che fanno parte della comunità europea, e quindi non siamo in grado noi più di avere quelle forze, chiamiamole, di vendita commerciale e produttive del paese, perché siamo soggetti a una comunizzazione, a un interesse economico degli altri stati europei. Allora, ragazzi, aspettiamo altre domande. Allora, ragazzi, adesso chiudiamo la chat. Comunque riprenderemo domani sera alle 8. Buona domenica. Aspetta un attimo perché si è arrivata al volo un'altra domanda, quindi le facciamo quest'ultima domanda e poi chiudiamo la chat. Allora, anzi, più che una domanda è un'affermazione. C'è Massimo Angelini che dice: basta partiti, sono istituzioni che comunque arrivano ad alimentare sprechi. Un unico movimento eletto dal popolo che segue un'ideologia comune e tesa al bene dell'Italia. Ok, grazie di questa affermazione, Massimo. Adesso chiudiamo la chat, quindi ci sentiamo domani alle 8. Una buona domenica, adesso i saluti da parte di Gaetano. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo domani sera, vi ringrazio della partecipazione, spero che domani siate più numerosi. Arrivederci, buona serata e buonanotte a tutti.